Allora, Selena si è svegliata dal pisolino in uno stato. Si nasconde dietro la bottiglia perché è impresentabile. Non so se ha fatto uso di qualche sostanza mentre dormiva, se ha fatto qualcosa. La Coca-Cola. Che si è svegliata veramente simpatica, devo dire. Sì. Ma visto che ce lo state chiedendo, non sono cose che sconda le orecchie, ma sono i capelli. Visto che ce lo state chiedendo in tanti, la serie delle nostre avventure sarà disponibile a breve su VHS. Perché? Perché le chiavette costano troppo, quindi sono rovinata, troppo sparisco. Il DVD anche costano troppo, noi siamo poveri. Quindi rovistate in soffitta se avete ancora del dottor VHS, ma soprattutto a grandissima richiesta. Grandissimissima. Registrerò su LP 70 minuti di io che suono la chitarra. O in alternativa che suona a cappella con la chitarra senza cose. Quindi avrete la scelta. Regaloni di Natale, ragazzi, affrettatevi che Natale alle porte. Solo l'offerta limitata solo per oggi e durerà 72 anni. Delle copie vendute, una. Una a tua mamma. A tua no? Che la conto. Che bastardo. Faremo anche le magliette con le nostre faccione. Sì, le facce io proporrei. La mia è questa, che indubbiamente. No, la dai, mia. Vabbè, a parte la tua, quella. O con gli screenshot delle prime dei. Esatto, gli screenshot del fermo immagine dei nostri video, che a riguardarle sono veramente una più brutta dell'altra. Siamo in viaggio da stamattina alle 4, credo, non so, ero ancora sana quando siamo partiti per dirvi. Purtroppo per te ci sono dei video che invece dicono il contrario. Forse è l'ora che mi faccio la piega, forse. Ma non è detto. Volevamo fermarci direttamente in aeroporto. Sì. Appena passati e rimanere qua. Tanto che sui zaini saranno persi per sempre, immaginiamo. Con il presentimento che qualcuno ce li abbia fottuti, non abbiamo so perché. Fatto 142 fermate dalla steppa russa a Dublino. Forse stasera saremo anche in camerate separate, quindi. Sì, perché avendo dovuto aggiungere una notte al ostello dove avremmo dovuto dormire domani, ci ha detto che probabilmente non avrebbe metterci in camera insieme, che avrebbe cercato di spostare altri per farci stare insieme. Non so se il mio inglese ha capito bene, ma era tipo camerate da 14, quindi gente che va, gente che viene. Schiamazzi notturni. Tra l'altro non siamo insieme, infatti dorme a Copenaghen proprio. Cioè se siamo fermati da un po' prende il volo. Perché è una catena di ostelli. Domani andremo a fare la visita guidata alla Guinness. Che infatti si è ostinata a comprare l'unico orario in cui non ci sarà nessuno, sarà il ritrovo dei poveri, che costa 10 euro in meno rispetto agli altri. Cioè saremo alle 4 di notte per riuscire ad andare in tempo. Sì, dovremmo fare 18 km per raggiungere la fabbrica a piedi. La luce divina. Boh. La fatta va bene scuro, perché okay? Non si vede mai fatto. E niente. Aggiorneremo se avremo ancora dei bagagli, se troveremo l'ostello che è vicino alla stazione, quindi immaginatevi poi l'alta qualità. No, in realtà di gente, sì, no, da fuori era carino, tutti da fuori sono carini, poi entra nei bagni c'è un livello di disagio pazzesco, ma d'altra parte era prevedibile.